preventivabile ma non scontato. La prima uscita stagionale della Pianese termina con un rotondo 9-1 sul Grosseto, nobile decaduta del calcio professionistico italiano, oggi facente parte dell'eccellenza dopo anni in B e in C. Le Zebrette, che hanno iniziato il ritiro di Abbadia San Salvatore con molti innesti nella rosa di Masi, hanno schiacciato i Grifoni già a partire dalla prima frazione di gioco, con l'ottima tripletta di Lorenzo Benedetti, attaccante giunto dal Seravezza in estate ed autore di 14 gol nell'ultima Serie D, prima in dribbling, poi con una demi volée che impatta sul palo ed infine con un pregevole cucchiaio di Tottiana memoria. Le altre tre marcature del primo tempo sono state opere dipinte da Giustarini e dal Nino Giacomo Benedetti, due dei tanti confermati alla fine dello scorso campionato. In più, ottima la prova di Di Leo, giovane centrocampista con alle spalle una stagione travagliata da Collisiana, autore del provvisorio 5-1 con un missile che si è insaccato sotto la traversa. Squadra rivoluzionata di inizio ripresa ad eccezione del gatto di Varsavia Tomasz Wróblewski, numero 1 polacco inamovibile, ma la sostanza non cambia. Catanese prende le redini del centrocampo, in scioltezza segna il settimo e l'ottavo gol di giornata. In chiusura, la zuccata di Acatullo, prodotto delle giovanili del Pescara, sancisce un risultato che sa poco di calcio e tanto di futsal. Buona la prima per la Pianese e per Mister Masi, che mercoledì alle 17, sempre ad Abbadia San Salvatore, affronterà la Vigor Acqua Pendente. Poco da dire per il Grosseto, che comunque segna il gol della bandiera grazie al rigore di Boccardi.